14 anziani sono deceduti all'interno della casa di riposo Valloni di Rimini, complice il Covid-19, 4 si sono spenti all'ospedale, 43 sono invece ammalati. Già 2 giorni fa l'AUSA e la prefettura avevano fatto sapere che i decessi da coronavirus tra gli ospiti delle case di riposo per anziani nelle strutture della provincia di Rimini era arrivato a quota 25. La maggior parte di questi si è registrata alla casa residenza per anziani Valloni di Rimini. I primi casi di contagio sono stati riscontrati un mese fa e anche diversi operatori sono stati contagiati. Una situazione a cui la cooperativa L1 che gestisce la struttura ha spiegato di aver fronteggiato subito adottando misure precise, direttive e linee guida vigenti e in costante confronto con l'AUS. La situazione resta sotto controllo e dopo Pasqua fanno sapere se sarà ripetuto il tampone a tutti gli ospiti. In merito all'emergenza legata al coronavirus e nello specifico alla casa residenza per anziani Valloni di Rimini, la cooperativa sociale L1 precisa che alla data del 9 aprile si contano 14 decessi in strutture di persone risultate positive e 4 avvenuti in ospedale, tutte residenti in casa residenza per anziani gestita dalla cooperativa, che per prima ha riscontrato i casi a partire dal 13 marzo scorso, come indicato anche nel comunicato stampa del 21 marzo. L'Istituto Valloni, fin dall'inizio dell'emergenza, si è prontamente attenuto alle disposizioni legislative vigenti. In considerazione degli operatori risultati positivi all'interno del suo organico, la cooperativa L1 ha inserito un'equipe di supporto proveniente da un altro servizio ed ha assunto ulteriore personale.